Per Just Glamour, appuntamento con Stefano Dominella, presidente della Maison Gattinoni. Ciao, grazie per essere qui ciao, con noi. Ciao, buonasera a tutti. Che rapporto hai con San Felice e magari con tutto il territorio pontino? Beh, con San Felice ho un rapporto meraviglioso perché è il mio buon ritiro. Quindi è il posto dove vengo per riposarmi, per godere della meraviglia di questo posto, per star tranquillo. Quindi è sicuramente il posto più agognato, perché è qua che passo i momenti più felici, i momenti in cui sono più disteso, momenti anche in cui lavoro e mi concentro sul mio lavoro lontano da Roma o da Milano, quindi in tutta tranquillità. Quindi possiamo dire che San Felice è un posto alla moda, glamour? Ah beh sì, lo è sicuramente, d'estate c'è una passerella fissa su in piazza. La sera dall'aperitivo delle 7 fino al dopo cena è una passerella continua di belle donne, di ragazzi vestiti alla moda, perché per andare in piazza ci si cambia, c'è un look preciso. Secondo te che periodo storico sta vivendo l'alta moda italiana? Sta vivendo un momento di passaggio, devo dire che in una situazione di crisi come quella che stiamo vivendo anche la moda naturalmente ne risente, però devo dire che le ultime sfilate di Milano che si sono concluse 3-4 giorni fa hanno presentato una rinascita della moda, dei look molto molto forti. In barba alla crisi si sono presentati come Dolce & Gabbana, come Missoni, come Gucci, come lo stesso Giorgio Armani. Un gran ritorno al lusso, un gran ritorno al bello e ben fatto, e sicuramente tutto ciò solleciterà gli armadi delle signore il prossimo inverno, e quindi mi sembra che gli auspici, nonostante il momento che stiamo vivendo, siano buoni e la moda sta reagendo. Ecco, tu prima hai parlato di armadi, cosa non dovrebbe mancare in un armadio di una donna e di un uomo anche per essere chic sempre? Un pullover girocollo blu, una camicia di poplin bianca, un jeans non de lavé, un paio di scarpe Hogan e un paio di mocassini di camoscio. Per la donna un infradito con il tacco, un pareo molto bello magari preso in un paese esotico, una t-shirt bianca, un bustier steccato alla Vivian Westwood, un pantalone nero elasticizzato e una gonna stretta a tubo appena sotto il ginocchio. Quindi questi sono anche i must have della prossima stagione? Questo è un po' il decalogo della prossima estate 2012. Cos'è l'eleganza per Gattinoni? Personalità, savoir-faire, sapere indossare bene una t-shirt e un jeans, così come un abito d'alta moda di gran sera. La personalità, l'eleganza non si costruisce, l'eleganza è un fatto innato e che può essere sviluppato se si ha una personalità forte e se si è abbastanza sicuri di se stessi. Grazie per essere stato con noi. Grazie, ciao.